Non ce la posso fare. La prima puntata inizia con dei suoni che sono sicuro siano quelli che senti durante un trip di Chang. Raggiunge la sua guardia del corpo Antonio, mentre Ricky Gervais la osserva da lontano. Perché? Beh, perché lei è The Lady. Lei è la donna che tutti vorrebbero avere e che vorreste. Potere, controllo, bellezza, due stanze diverse per vestirsi. È un sogno. Salite in auto, conosciamo anche il suo autista. Giuseppe Simone. Devo incontrare un amico al Palazzo dei Congressi. Mi porti lì, grazie. Mi hai disubbidito. Il suo English humor non la lascia mai. Sono nervoso. Ho pensato a questo dialogo per settimane senza mai capirne il senso. Dove cazzo è questo English humor nella frase? Mi hai disubbidito. Matteo Mammucari. Fatti da parte. Giuseppe Simone. L'autista è la nuova rivelazione Scesa dall'auto, incontra un suo collega leggermente espansivo. Ma, sorpresa, c'è Costantino ad aspettarla, incazzato nero. Non ti basto io? Mi manca qualcosa? Devo metterti in Yes. Per far capire che lei è forte fuori, ma fragile dentro, va in palestra con una maglia con su scritto PUTTANA! Birbantella. Oh, Simone, certo che Lone è una gran bella gnocca. Devo metterti in riga! Ma parla come mangi, crer! Ma Costantino non si dà per vinto. Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro. Luke, non mi ami abbastanza. Io vi cercherò. Non riesce ad accettarmi per come sono. Mi piace flirtare con gli uomini, giocare. Ma lo sai che non ti tradirò mai. Chang! Ho l'impressione che qualcuno mi segue e mi controlli. Se vedi qualcosa di strano, dimmelo subito. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Questo era il primo episodio di The Lady. Non capisco se vada preso sul serio o preso sul serio. Non ce la posso fare.